Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Ho la faccia ancora un pochettino assonnata perché in realtà sono le 8:30. Allora, abbiamo qui un intruso in casa oggi perché Andri oggi, piano che sbatti la testa. Andri oggi entrerà alle 11 e un quarto a scuola per assemblea sindacale, quindi è a casa con me. Ma oggi arriverà anche la cameretta, quindi devo vedere come sistemarmi se riuscire a mandare. Se riuscirò a mandarlo a scuola oppure no, non lo so. Vediamo in base a che ora arrivano. Perché oggi viene la cameretta. Sono contenta. Sono più contenta io che i bambini, forse. E così mi tolgo questi letti da in mezzo, così. Buttati un po' così. E magari questa stanza inizia a prendere un pochettino forma. Allora, adesso mi devo sistemare velocemente, togliere quel mobile lì, togliere i letti e dare una sistemata un po' alla camera, così un po' velocemente. Perché c'è tutto in mezzo. Aia, piano. In mezzo ai piedi e quindi boh, sistemo velocemente perché appunto alle 9:30 dovrebbero in teoria arrivare. Mondo Convenienza ti dà un orario, ti dice ecco così forse mi si vede meglio. Dalle 9:30 all'1:30 dovrebbero arrivare, però quasi sempre arrivano il primo orario che danno, quindi se dicono alle 9:30 è capace che alle 9:20 siano già qua. Quindi mi do da fare sistemo e così vediamo poi la cameretta dopo. Ho tolto tutto, ho spostato tutto, adesso passo un po' il deragnatore perché sì, è pulito, non ci sono ragnatele, almeno io non ne vedo, però do un attimo una pulita veloce veloce lì e sul pavimento, così almeno una volta che è montata la cameretta dovrebbe essere a posto. E boh, ho messo tutto di là, i materassi, le reti e poi mi farò portare via da mio marito stasera quando poi torno a casa e boh, quindi queste. Queste rimbomba tutto, è vuoto. Va bene, do ancora una pulita e così almeno quando arrivano è tutto a posto. Allora, sono le 10:30, un'oretta fa più o meno, come vi avevo detto, forse arrivavano un pochettino prima, infatti sono arrivati alle 9:20. E sono lì che stanno montando, sono già più o meno a metà, secondo me un'ora, un'ora e mezza avranno finito, non lo so. E poi parlando con i ragazzi, hanno detto che mi hanno portato anche il pensile della cucina. Io non pensavo lo portassero, invece l'hanno portato, lo schienale dietro ce l'ho io in garage, non so, vediamo se me lo cambiano oppure no, non lo so, vediamo, vediamo dopo quando finiscono di montare la cameretta. Adesso boh, sto un po' di qua con Andri, di qua e in sala finché non finiscono di lavorare. Allora, finalmente vi faccio vedere la camera. Vedo, non vedo, vedo, non vedo, vedo. Eccola qui. Allora, a parte che devo chiedere a mio marito se mi gira quello nell'altro senso, perché è avvitato, secondo me andava nell'altro senso. Non lo so, forse mi sbaglio, però a me così non mi dice molto. Vediamo cosa dice mio marito quando viene a casa. Comunque abbiamo qui il mobiletto, quello lì famoso che ci ha fatto tribulare, dove vediamo cosa gli dobbiamo mettere dentro. Aspettate che da vicino non si vede bene.
perché noi abbiamo quella trave lì, è stata quella che ci ha fatto modificare la cameretta. Qua c'è un letto, ovviamente ci manca il materasso, tutto quanto. Lì sotto abbiamo due cassettoni. Poi da quest'altra parte c'è già l'intruso, eccolo lì, è già lì che analizza il letto. Comunque, e poi di qua abbiamo la scalinata. Ecco qui, ovviamente i letti sono ancora da fare, da sistemare, però volevo farvi vedere la cameretta come è fatta, che finalmente è arrivata. Qui la luce ci sta proprio a pennello. E lì, anche se c'è la trave, Andri, prova a scendere dal letto. Da qua. Dalla scala. Lui ci passa senza problemi. Ci passerà per un paio d'anni, 2 o 3 anni, va bene, per 2 o 3 anni andrà bene, poi ci penseremo. Comunque, per il momento è così. Ecco qua la nostra cameretta, finalmente, finalmente, dopo tanto, è arrivata. Sono finalmente da sola, sono in macchina, ho preso Mirko a scuola perché poi Andrea alla fine non l'ho mandato a scuola perché i ragazzi che sono venuti a montare la cameretta alla fine hanno anche sistemato la cucina, infatti a posto, mi hanno aggiustato il pannello, mi hanno messo la libreria, sono veramente super contenta che la casa è a posto, perché vabbè ci saranno poi le piccolezze, però la casa è finalmente a posto, non ho più scuse, quindi posso sistemarmi tutta la roba dei bambini e tutta la roba della cucina, perché tutti i pensili sopra li avevo lasciati vuoti. Allora, adesso ho lasciato Mirko con un papà che me lo portava a calcio e Andri l'ho lasciato al centro ricreativo dove va lui in settimana. E adesso io vado a fare una commissione e poi dopo, se non arrivo tardi a casa, vi faccio vedere anche il pezzo della cucina, anche se in casa ho un disastro, sembra che io abbia appena fatto il trasloco, non si capisce niente perché è tutto tirato fuori, tutto. Però dovevo uscire, dovevo andare a prendere Mirko a scuola, quindi ho lasciato tutto così. E boh, niente, allora vado a fare questa commissione, poi recupererò i bambini e poi magari vi farò vedere la cucina. Allora, ormai siamo arrivati al giorno dopo, in realtà è l'una, perché ieri sera poi ho recuperato i bambini e poi niente, sono venuta a casa, ho preparato una pasta al pesto super mega veloce, perché in questa cucina non si capiva nulla. Però, come vi avevo detto, io cerco di mantenere sempre le mie promesse e vi faccio vedere la cucina, i pezzi che mancavano. Allora, vi faccio vedere bene, giro la telecamera e vi faccio vedere. Allora, qui mancava la mensolina che è stata messa lì, libreria, chiamiamola, dai, non mensolina. Ho messo sopra questi due barattolini per il momento perché vuota non mi piaceva. Mi hanno cambiato tutto lo schienale, sono emozionata perché ho una vera cucina adesso. Questo qua, non so se vi ricordate, se lo trovo vi metto una foto qui da qualche parte com'era e com'è diventato adesso. Adesso devo ancora cancellare questa parte qui e fissare questo. E quindi non ho più lo spazio e il pannello non si muove più. Scusate, non mette a fuoco perché faccio vicino, lontano e quindi non mette a fuoco. Comunque la cucina adesso è a posto, è sistemata. Non ho più scuse e posso riempire quei mobiletti sopra che in realtà sono ancora vuoti. Tutta quella parte lì è tutta vuota. E quindi posso andare a prendere le cose in garage e sistemarle. Sono molto contenta. A parte la cucina, ieri è uscito il video dove vi chiedevo del tappeto. In tantissimi mi avete consigliato di aspettare. Di montare la cameretta, libreria, scrivania, tutto quanto per rendermi conto degli spazi effettivi. E, non mi ricordo il nome, ma mi ha detto che per regola il tappeto dovrebbe essere grande quanto il divano. Allora, sinceramente, a me piace che il tappeto prenda da una parte all'altra del divano, senza uscire dal divano, quindi che sia proprio giusto a misura. Non sapevo fosse una regola, però se voi non lo sapete, vi do anche quest'altra curiosità che mi è stata scritta sotto nei commenti. Se andate a vedere nei commenti del video precedente, lo trovate, però perdonatemi, ma non mi ricordo come si chiami chi me l'ha scritto. Comunque, mi avete consigliato appunto di aspettare che arrivi il tutto per essere sicura che il tappeto possa andare bene. In realtà la cameretta adesso è arrivata, vediamo se stasera, domani, vediamo un po' se mio marito ha voglia di sistemare le scrivanie e le librerie, dipende a che ora torna dal lavoro.
Così mi sistemo poi per bene la cameretta. E visto che vi avevo promesso che vi avrei fatto l'home tour non appena sarebbe arrivata la cameretta, vi prometto che uno dei prossimi video, se non proprio i primi vlogmas, vi prometto che arriverà l'home tour. Quindi per il tappeto aspetterò di vedere che sia tutto completo. I vlogmas lasciamo un attimo da parte, i tappeti lasciamoli un attimo da parte. Adesso vado a sistemarmi velocemente un po' la cucina, la sala, vado a fare un po' i letti. E poi andrò a prendere i bambini a scuola. Anzi, prima di andare a prendere i bambini a scuola vorrei passare a dare una pulita alla macchina perché ne necessita veramente tanto. Quindi vediamo se faccio una cosa veloce a casa, poi vado ad aspirarmi la macchina, poi vado a prendermi i bambini a scuola. E sicuramente Andri oggi, quando torna da scuola, vorrà fare un dolce, quindi mi devo preparare psicologicamente che dovremo fare un dolce insieme. Quindi vediamo che dolce vorrà fare, che cosa gli viene in mente, quindi vado a comprare due cose che mi servono per qualunque sua idea, qualunque suo desiderio, e noi ci vediamo dopo. Bambini recuperati, siamo passati dal Lidl a comprare delle cose per fare il dolce in casa. Non ho comprato lo zucchero convinta di averne ancora, ma in realtà ho visto che ne avevo meno di mezzo pacco, spero che mi basti, perché appunto girando al Lidl, nel reparto dove vendono i dolci natalizi, le cose natalizie, c'era la torta, quella lì con le bricioline sopra, non so se si chiama sbrisolona, sbriciolata, comunque quella torta lì. E costava 3 euro e Andri mi ha detto: mamma, prendiamo questo. Ho detto: no, ma perché non la facciamo noi a casa? Sì, ti aiuto io, ti aiuto io. Adesso che siamo arrivati a casa, non ho assolutamente voglia di aiutarmi e quindi mi tocca farla a me. E ormai gli avevo promesso che gli avrei preparato un dolce, quindi adesso prepareremo proprio quella torta lì. E all'interno pensavo di mettere la cioccolata al cocco, però Andri mi ha detto: mamma, preferisco quella normale, perché lì l'ho trovato il barattolino, ve la faccio vedere, va che è meglio. Ho trovato questa qui, crema al latte al cocco. Adesso non so se la metto a fuoco, se si vede bene. E non lo so, mi ispirava e pensavo di farla con questa. Ma Andri preferisce quella lì classica, diciamo così. E ho comprato anche questa qua con la granellina, quindi granellina più granellina, non so che esce fuori. Ma proveremo a fare questa torta qui e la faremo insieme. Allora, voi sapete che io ho il mio Simil Bimbi e cerco sempre di usare il più possibile perché almeno lo sfrutto, nel senso l'ho comprato e lo devo usare il più possibile. Ma questa ricetta qua mi viene così, mi ispira farla con le mani, quindi mi sono preparata tutti gli ingredienti e adesso la faremo insieme, non con il mio Simil Bimbi, non vi metterò la musichetta, quindi mi sentirete per tutto il tempo della preparazione. Allora, per prima cosa andiamo a mettere la farina, poi andiamo a mettere lo zucchero, poi andiamo a mettere la nostra bustina di vanillina. C'è uno strano silenzio in casa mia, c'è da spaventarsi. Poi andiamo a mettere mezza bustina di lievito per dolci. Più o meno ci siamo e poi vado a mescolare il tutto, però prendo una forchetta. Niente, questa ricetta la facciamo proprio insieme in compagnia, voi e io e voi. E i bambini vabbè, chiedono e poi si dileguano, vabbè, non importa. Poi andiamo a mettere il nostro burro che è freddo, ma è veramente un quarto d'ora che è fuori, perché tra una cosa e un'altra è rimasto fuori, quindi non è più freddissimo. Lo vado a mettere nella mia farina, così lo lancio. E adesso è arrivato il momento di sporcarsi le mani. Quindi lo vado a infarinare tutto per bene e lo disfo così con le mani. È semplice, non è una roba così. Uso due mani, va che faccio più in fretta. A volte è anche bello sporcarsi le mani quando si cucina. È bello tenere la cucina pulita, però proprio il fatto di sporcarsi le mani, di fare queste ricette così che ti portano a imbrattare tutta la cucina, sono carine, dai, sono carine. Ogni tanto si può fare, non sempre, perché sennò uno passerebbe la vita, le giornate a pulire, però ogni tanto si può fare. Esce un profumo di burro, mamma mia, io l'adoro il burro. Peccato che mi fa venire mal di pancia. Però vabbè, l'assaggerò questa tortina.
Devo assaggiarla. Non è che posso fare una torta così nuova per me e non assaggiarla. Quindi se non mi vedete per qualche giorno sapete che mi è venuto mal di pancia grazie al burro della torta. Comunque, nel frattempo sbriciolo tutto per bene. Che si chiama sbriciolata apposta. Perché poi quando verrà messa nella teglia non viene. È come una frolla disfatta, diciamo così, dai. E quando viene messa nella teglia, appunto, non è che viene poi schiacciata e, come si dice, compattata, quindi rimane proprio sbriciolata. Va bene, diciamo che pezzi grossi di burro non ce n'è più. Andiamo sotto. E adesso metto le uova. Le buco. Ok, e vado avanti. Vediamo che esce fuori. Questa volta non ho preso le uova dal contadino, ma le ho prese al Lidl perché non ho avuto tempo di incontrarmi col contadino. E ho voluto prendere questa qua a pasta gialla. E sono curiosa di vedere se veramente sono più gialle delle altre. No, sì, sembrano un po' più arancioni delle altre. Quindi, secondo me è vero. È vero, sono gialle. Sì. Vabbè, se voi vi annoiate mandate avanti, se no rimanete qua in tempo reale. Come se fosse una diretta. Anche se non mi vedete, sentite la mia voce fastidiosa sottofondo. In questo modo faccio prima, anziché con le dita. Si impasta meglio. Sono proprio curiosa come viene sta torta, va? Sentite questo silenzio. Per me è strano per questo silenzio. Dopo inizieranno a litigare come matti, già lo so, già lo so. Già lo so, già mi preparo. Sto lanciando impasto per tutta la mia cucina. Il bello è sporcare, il bello è sporcare. Poi dopo devo anche pulire però. Fatemi assaggiare un po'. Ecco il silenzio che finisce con Kira che abbaia. Basta Kira. Cosa c'è? Cosa hai visto fuori? Chi è passato? Nessuno, amorina. Non è passato nessuno. Va bene. Direi che siamo a posto. Allora, mi lavo un attimo le mani e poi ritorno. Allora, siccome non ho una teglia a cerniera rotonda, piccolina, ho questa qua dell'IKEA di vetro che avevo comprato qualche anno fa, gli metto della carta da forno perché non so se si attacca o meno, così almeno evito di rischiare. Vediamo se ci sta. Sì, devo tagliarne un pezzo. Ok, la bagno, la strizzo e la ricotto. Cosa è successo? Mi si è rotta, però la usiamo lo stesso, non si butta via. Tanto mi serve solo come appoggio per evitare che si attacchi. Allora, adesso prendo metà dell'impasto che ho preparato qui e lo metto dentro. Aspettate che mi sposto così potete vedere. Schiaccio appena appena, senza pressare troppo, giusto per compattarla leggermente. Adesso prendo la cioccolata e allora qua c'è la cioccolata che ho fatto riscaldare un pochettino al microonde così è più facile da stendere sulla torta. Ho tolto bene bene l'alluminio, se no scoppiettava per il microonde. Mi raccomando, fate attenzione perché questo qua fa tipo le scintille. E poi niente, adesso la stendo sulla torta. Ok,
Ok, allora ho lasciato i bordi vuoti, cucchiaino l'ho pulito io, cioè non si spreca niente. Adesso vado a mettere quest'altra parte di impasto sopra. Cioè, io non oso immaginare quando mangiamo sta torta. Io non l'ho mai fatta. Mai mai fatta e mai mangiata. Quindi è la primissima volta in assoluto. E ho paura che mi rimane tutti i pezzi pezzi in bocca. Si sbriciola mentre la mangi. Però speriamo che la Nutella aiuti a tenere tutto più compattato. Vediamo, vediamo dopo. Comunque è molto carina, da vedere. E saranno 10 minuti che la sto preparando e quindi è veramente velocissima, eh. Finisco, anche secondo me è un pochino troppa per questa teglia qua, forse c'è una teglietta un po' più grande, rimaneva forse più bassa. Non so, non so, non so. Allora, butto tutto dentro così. Schiaccio un pochettino, poco a poco, poco a poco. Ok, accendo il forno e vado ad infornare. No, ma vi devo far vedere cosa ho combinato qua. Cioè, praticamente pezzi di torta ovunque. Dai, adesso do una pulita veloce veloce mentre la torta è in forno. Allora, la torta è pronta, adesso la tagliamo e vediamo come è venuta. Io uso dei coltellini proprio stile casalinghi. Vediamo un po'. Secondo me c'è un po' poca cioccolata, eh? La prossima volta magari ne mettiamo un po' di più. E niente, noi ce l'andiamo a mangiare, quindi io chiudo qui il video con questo pezzettino di torta veramente molto invitante. Vi consiglio di provarla a fare perché è velocissima. E ci vediamo al prossimo video. Vi saluto, ciao!